Grazie Presidente, chiedo che venga posto i voti e intervengo. Prego. Volevo ricordare a questo governo che questo ponte che volete costruire su un'area che è ad altamente rischio sismico, la più alta, diciamo, rischio sismico del Mediterraneo, è veramente piuttosto critico. Perché? Io voglio darvi dei dati, perché ecco, non faccio solitamente cose alternative, ma mi baso su fatti scientifici. Noi abbiamo un ponte sospeso ad un'unica campata di 3,3 chilometri. L'unico al mondo è in Giappone ed è di 1,12 chilometri. Potremmo veramente partecipare al Guinness dei primati, perché se siamo capaci di farlo e questo funziona, veramente è un primato. Non vorrei che fosse quindi invece un progetto a lungo termine, che non vedrà mai la fine, ma che inghiottirà il denaro pubblico, denaro che ricordo che è di tutti i cittadini. Ma voglio dirvi di preciso perché il rischio sismico è così elevato. È ubicato a confine fra dei settori litosferici che si allontanano mediamente di circa un centimetro l'anno. Cioè praticamente c'è una costa e l'altra, quella del continente, della Sicilia, che si allontanano entrambe di un centimetro l'anno. Inoltre c'è il tasso di sollevamento del tratto della costa siciliana, che è stimato pari a circa 0,5 centimetri l'anno, mentre il continente è di 4 volte di più. Quindi stiamo parlando praticamente, in parole semplici, di un ponte a campata unica, unico al mondo, il primo a essere costruito, che collegherà dei settori che si allontanano reciprocamente e che si sollevano con velocità differenti. Cioè qui dobbiamo essere proprio molto bravi. Lo stretto di Messina poi è attraversato da delle faglie attive responsabili del terremoto, ricordiamo, che fu molto critico nel 1908. Se guardiamo anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, quindi facciamo una valutazione, questo progetto incide su un'area che è vincolata per valori paesaggistici, quindi si prevede un danno ambientale anche futuro, e anche qui vorremmo capire chi lo paga. Lo pagheranno probabilmente i cittadini. Per questo io chiedevo, in questo ODG che cosa? Di essere attenti alla salute dei cittadini e alla resilienza del territorio. E chiedevo quindi che fosse effettuato uno studio di valutazione del ciclo di vita di tutta l'opera, chiamato Life Cycle Assessment, che è uno dei pochi, che è una norma ISO, e quindi ci dice la verità su quello che si sta facendo, i danni che verranno fuori, e si fa anche un conto chiaro di quale sia il valore economico del danno, quindi sostenibilità economica e sostenibilità ambientale. E inoltre che ci sia anche uno studio di valutazione approfondito che utilizzi dei modelli geologici. Io credo che non chiedo nulla di strano se solo tutelare la salute dei cittadini, tutelare un territorio che dovremmo lasciare anche ai nostri figli, ma a quanto pare di questo il governo non se ne occupa.